Buongiorno a tutti, io sono Alessandro Galli di Rabici e sono tra gli organizzatori della giornata di oggi, che è Rabici in città, la terza edizione della nostra fiera, che noi organizziamo con il nostro blog che è www.rabici.com. E quest'anno siamo molto contenti perché è una bella giornata di sole, e il clima è la cosa più importante quando si fa una fiera all'aperto come questa. E siamo anche molto contenti per la partecipazione, abbiamo una ventina di espositori, abbiamo tantissimi eventi, come per esempio questo che vedete alle mie spalle, che è la rassegna fotografica a scatto, dove gli appassionati di fotografia saronnesi, di foto e di bici, hanno mandato delle foto che sono qua esposte, possono essere votate in piazza. E poi saranno votate anche su Facebook, c'è una giuria insomma, che valuta questi scatti. I scatti tra l'altro sono molto belli. La cosa bella di quest'anno, di questa edizione della fiera, è il fatto che abbiamo cercato di coinvolgere più realtà possibili nell'organizzazione, ovvero non siamo solamente noi che organizziamo gli eventi, ma abbiamo coinvolto lo spazio anteprima, abbiamo coinvolto l'atelier del canto, abbiamo coinvolto diversi bar, il Tigre, il Muzza, il Magia Terremonti e tantissimi altri sponsor, adesso citarli tutti sarebbe impossibile. Perché vorremmo che questa manifestazione diventasse qualcosa un po' della città, quindi ognuno fa il suo pezzettino e noi insieme facciamo questa manifestazione. La giornata è dedicata alla bicicletta in tutte le sue forme, quindi quella sportiva, quella urbana, gli aspetti sociali, e siamo molto contenti. Ringraziamo ovviamente tutti quelli che hanno partecipato, tutti i visitatori e anche le istituzioni che ci hanno appoggiato in questa iniziativa, come la provincia di Varese, il comune di Saronno, l'agenzia del turismo della provincia di Varese. E niente, speriamo che la fiera piaccia anche a chi la visitate e vi aspettiamo anche per la prossima edizione. Ciao a tutti, siamo Davide e Max di Mondo Bici, un tour operator specializzato in vacanze in bicicletta. Organizziamo vacanze per famiglie, viaggi individuali, viaggi di gruppo. Voi dovete pensare solo alle vostre vacanze e a pedalare, esatto. Noi facciamo il trasporto bagagli, quindi potete viaggiare in tutta Italia, tutta Europa. Cosa vuoi altro? Vuoi aggiungere qualcos'altro? Direi la vacanza organizzata, dovete raggiungere il primo albergo di partenza o la barca in caso di viaggio in bici barca, vi noleggiamo la bicicletta, vi diamo tutto il posto per dormire lungo il percorso, roadbook e mappe ben dettagliate, vi trasportiamo il bagaglio d'albergo a albergo. Insomma, pensiamo a tutto noi, vi assicuriamo, voi divertitevi e basta. Ci potete trovare a Milano in via Washington 7 oppure in internet www.mondobici.it oppure ci scrivete a info@mondobici.it. Buongiorno, siamo due collaboratori dell'Agenzia del Turismo della provincia di Varese. Il direttore Paolo Della Chiesa ci tiene molto ad essere presente sul territorio in questi eventi, soprattutto un evento collegato al verde, quindi al green, e ci tiene molto a promuovere il territorio in quanto solo nella provincia di Varese ci sono ben 100 km di piste ciclabili e soprattutto abbiamo anche i 4 siti UNESCO
e tanti altri itinerari da poter godere, insomma, sul territorio. Speriamo di poter promuovere al meglio e aspettiamo la gente. Buongiorno a tutti, sono Francesco, proprietario di Cicli Gustino, e sono qui con Ivano Pistillo che partecipa alle gare di Super Enduro in qualità di top pilota del nostro team, e adesso vi spiegherà qualcosa sulla sua nuova bici. Buongiorno a tutti, volevo presentarvi la nuova bici della stagione 2014, è un telaio in acciaio con, come si può vedere, è pronta appunto solo con la sospensione davanti, con una forcella assemblata tutta da Cicli Gustino dall'inizio alla fine, e speriamo che quest'anno sia l'anno buono, perché per ora non siamo messi benissimo, ma tra i primi quattro ci siamo, speriamo che di andare avanti così. Vi salutiamo e vi auguriamo una buona giornata in compagnia di tutte queste belle biciclette. Arrivederci. Ciclista, allora, una realtà che esiste da tantissimi anni, rinnovata di recente, e dove nel nostro negozio di Turate proponiamo biciclette per tutti, dal bambino all'uso in famiglia per le scampagnate, con le city bike o trekking, all'uso sportivo della mountain bike e corsa. L'assistenza affidata e la simpatia del personale garantita. Buongiorno a tutti, sono Tito, questo è il mio progetto delle biciclette, il mio sito si chiama Tito Bici Rinascita. Questo è il classico esempio di un telaio da donna di una Day degli anni 30, dove classica frena bacchetta è stata ripulita di tutto e trasformata in versione moderna con freno a contropedale, cercando di utilizzare maggior parte dei pezzi originali dei tempi o comunque tutte cose antecedenti agli anni 80, fatta molto stilosa, divertente per chiunque, uomo o donna che sia. È una bici che si può utilizzare sia per pedalare che anche da prendere.